Terremoto devastante, quello di ieri notte, anche a Pescara del Tronto, piccola frazione in provincia di Ascoli Piceno. Ci troviamo nella regione Marche. 6.0, avvertita anche in questo magnifico paese, un paese che purtroppo, da come si vede guardando le immagini dall'alto, è un paese che purtroppo non esiste quasi più. È rimasto giusto qualche piccola costruzione, ma tutte le costruzioni presenti in loco sono andate a cadere. Ricordo a tutti che ovviamente non è il terremoto a uccidere, ma è l'edificio che uccide la persona, o meglio le persone. Il trucco migliore per fare in modo che si eviti una tragedia, che una persona non muoia, è certamente quello di stare sotto i muri maestri, capaci di riparare. Per fortuna io, abitando a Roma, non ho avuto danni a persone, quindi a me o ai miei familiari, oppure a palazzo, al palazzo dove abito, non ci sono state crepe, però alle 3.35 ho sentito distintamente quella scossa di terremoto. Sembravano interminabili minuti, sembravano le pareti di cartapesta, sentivo questo movimento ondulatorio da parte del letto e io che ne sono rimasto là con il sangue gelido nelle vene. Dunque, dicevo, Pescara del Tronto, Arquara del Tronto, piccolissima frazione, che ripeto si trova in provincia di Ascoli Piceno, regione Marche, dell'Ascolano, colpita anch'essa duramente da questo terremoto e adesso bisogna cercare di rimanere tranquilli e calmi, salvare il salvabile, ma soprattutto sperare che la situazione torni alla normalità. Secondo quello che ho letto nel web, questo terremoto ci sarebbe stato perché partirebbe dal Gran Sasso, ci sarebbe stata questa consumazione di carbonato, consumandosi il carbonato scende e fa in modo che si venga a provocare questo terremoto, quindi c'è questo scontro tra due zolle di terra diverse. Io attraverso questo video voglio manifestare tutta la mia vicinanza alle persone del Reatino, a tutte le persone di Arquata, di appunto Pescara del Tronto, di per l'appunto anche la città che si trova in provincia di Lieri, sto parlando di appunto Amatrice. Grazie a voi tutti, va tutta la mia vicinanza per quello che state attraversando, fatevi forza, tenete duro e speriamo che qualcosa possa risolversi. Grazie utenti di YouTube, grazie di cuore, un saluto e mi raccomando, tenete duro e